Bentornati, pace e bene e buongiorno. Oggi, 15 novembre, ricordiamo Sant'Alberto Magno. Ascoltiamo. Il 15 novembre la Chiesa ricorda Sant'Alberto Magno, maestro di San Tommaso d'Aquino. Per la sua sapienza gli viene dato l'appellativo di Magno. Infatti, questo frate domenicano medievale, in mezzo ai suoi molti doveri di religioso, come provinciale del suo ordine, come vescovo e legato pontificio, come predicatore dei crociati e, nonostante i suoi continui spostamenti per l'Europa, fu in grado di redigere opere teologiche e trattati scientifici di carattere enciclopedico su quasi ogni argomento dello scibile umano, mostrando una conoscenza della teologia e della natura da sorprendere non solo gli uomini del suo tempo, ma anche quelli odierni. Egli trasmise l'insegnamento scientifico di Aristotele all'attenzione degli studiosi medievali, indicando il metodo e lo spirito in cui tale insegnamento doveva essere recepito. Alberto Magno coltivò con costanza le scienze naturali, esprimendosi anche sulle arti, come la musica. Enorme la sua influenza sullo studio della filosofia e della teologia. Nelle sue opere, Alberto sottolineò la distinzione tra verità naturalmente conoscibile e i misteri della fede, che non possono essere conosciuti senza la rivelazione, e fu il propugnatore dell'armonica coesistenza tra fede e scienza. Formò e diresse Tommaso d'Aquino, che diede al mondo una concisa, chiara e perfettamente scientifica esposizione a difesa della dottrina cristiana. Fu proprio grazie agli indirizzi di Alberto che Tommaso scrisse la sua Summa. Dante, nel decimo canto del Paradiso, incontra San Tommaso d'Aquino e Sant'Alberto Magno. Il primo dice del secondo: «Questi, che me addestra più vicino, frate e maestro fummi, ed esso Alberto è di Cologna, e io Thomas d'Aquino. Essi si trovano fra i 12 beati spiriti sapienti della prima corona, nel quarto cielo, quello del sole». Venne beatificato da Papa Gregorio XV nel 1622. Fu proclamato santo da Papa Pio XI nel 1931. Lo stesso Papa, in occasione della canonizzazione, lo proclamò dottore della Chiesa. 10 anni più tardi, Papa Pio XII lo dichiarò patrono dei cultori delle scienze naturali. Alberto Magno, maestro del grandissimo Tommaso d'Aquino, anche lui un uomo di cultura, un uomo di scienza. In particolare, oltre a tantissime cose che lui ci ha tramandato, vorrei sottolineare questo. Lui ha saputo portare alla cultura del suo tempo il sapere di Aristotele. Chi era Aristotele? Sicuramente lo avete saputo nominare. Era un filosofo greco, esistito tanti e tanti anni prima di Cristo. Allora ci domandiamo come mai un uomo della cultura come Alberto Magno si interessa di una persona, un uomo che sebbene di scienza non abbia nulla a che fare propriamente con il cristianesimo. E lo porta a noi, lo porta fino ai giorni d'oggi con una corretta interpretazione. Ebbene, il bellissimo insegnamento è questo: la filosofia è un cammino di crescita dell'uomo. L'uomo che si pone domande e che veramente perde anche quasi la pace per trovare la soluzione a un problema, le risposte, al senso. Ed Aristotele è stato un uomo nobile in questo. E tant'è vero che tante delle intuizioni che noi abbiamo accolto anche nel nostro cristianesimo, della nostra dottrina, sono intuizioni anche sue. E quindi per dire cosa? Che l'uomo, quando in ricerca, una ricerca onesta, riesce a carpire la verità. Ovviamente la verità nella sua più grande espressione è Cristo Gesù. E affinché ogni uomo di fede e ogni uomo soprattutto anche di cultura e meno di fede possa arrivare a questa verità completa, noi ci affidiamo all'intercessione di questo nostro santo. Alberto Magno, prega per noi.